Ancora qui dallo stadio della Fiumara, RDS Stadium, per i campionati europei di judo, ipovedenti e ciechi. Come potete vedere in primo piano la nostra campionessa Carolina Costa. Già ieri l'abbiamo incontrata, le abbiamo detto che ci aspettavamo tanto da lei, così è stato, non si è smentita e quindi siamo qui proprio per congratularci con lei. Grazie veramente a tutti, una tifoseria bellissima, non mi aspettavo così tanta gente. È stata un'emozione veramente indescrivibile. Sono riuscita a ottenere quello che volevo e quello che avevo detto, l'oro europeo. L'oro europeo. Senti, abbiamo notato qualche disappunto su questa finale. Hai voglia di raccontarlo? Sì, la immaginavo intanto diversamente, più tecnica, okay, judoisticamente parlando. È andata più ovviamente con l'arbitraggio, perché la mia avversaria era un pochettino scorretta nel modo di partire con le prese e con l'atteggiamento sul tatami, okay, per affrontare appunto una finale europea. Non è questo il modo mm-hmm. più giusto. Però, insomma, tu hai avuto la meglio. Esattamente, però a casa porto sempre la medaglia d'oro, quindi ogni tanto si vince anche di testa, che io ne ho usata molta questa volta. Esatto, ecco, è anche molto importante, perché nel judo è importante anche la concentrazione. Lo chiedo al tecnico della nazionale, vero Rosario? La concentrazione è fondamentale, perché uno deve saper gestire tutto l'incontro dall'inizio alla fine, e lei è stata bravissima. È stata bravissima e deve continuare questo percorso, che sicuramente la porterà a Tokyo. Anche noi facciamo il possibile per darle tutto l'appoggio possibile e immaginabile. Quindi è una cosa che fa bene a tutto il movimento della FISPICH e fa bene anche a lei stessa, perché è una forma di crescita, anche se ancora è per me una ragazzina, però la aiuterà tanto, tantissimo, e questa medaglia è fondamentale per lei. Si vede che siete quasi una famiglia, insomma, diventa poi così, no? La federazione, ci si incontra spesso, anche negli allenamenti. Lo chiedo questo all'allenatore Roberto. Sì, diciamo, ogni volta che facciamo dei raduni o facciamo delle gare, ci si incontra con due atleti, i tecnici, il direttore sportivo, per far sì che, per crescere tutta la famiglia e fare dei risultati come abbiamo fatto oggi. Come sono gli allenamenti con Carolina? Ma gli allenamenti con Carolina sono ormai, lei fa parte delle big, diciamo, nel mondo, noi in Europa, e a volte magari è un po' nervosa prima delle gare, è un po' scontrosa, è il suo diritto e ha tutte le ragioni, perché la tensione è tanta. Come questa finale che ha fatto questa sera, la sua avversaria l'ha studiata prima tante volte con l'altro allenatore, Silvio, che gli ha insegnato sulla tattica. Infatti questa sera ha usato molto la testa e l'ha vinto sulla tattica, quello è importante. Adesso è tranquilla, non è più nervosa, però è andata bene così. Beh, ha conseguito un titolo davvero importante, ricordiamolo, che ora sei, insomma, nella tua patria, nella tua terra, però questo è un titolo davvero importante, parliamo di campionati europei, quindi la soddisfazione c'è. Sì, molta. Mi sono preparata duramente per affrontare al meglio questo campionato europeo, anche perché provengo da una medaglia di bronzo 20 giorni fa in America, a Fort Wayne, quindi è stato un periodo abbastanza duro. Adesso stacco un attimino, non il fisico ma la testa, per riprendere al meglio con le prossime gare che ci saranno poi in vista nel calendario. Ok, quindi insomma sei pronta anche tu per volare a Tokyo? Prontissima, se si può dire, pronta, sì. Sì, dai, allora noi ti facciamo le congratulazioni più grandi per oggi, ma soprattutto per tutto quello che verrà in futuro. Complimenti, sei bravissima. Grazie mille. E complimenti anche ovviamente al tuo allenatore, alla federazione, al tuo tecnico che ti supportano. Grazie. Grazie. Grande! C'è il tifo. Rosario, Rosario. 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 Rosario.